condono. La proposta di legge regionale apre il dibattito in Consiglio Comunale. Questo è il tema della puntata di oggi del Taccuino Politico della Campania. Abbiamo ascoltato alcuni consiglieri comunali. Vediamo cosa ci hanno detto. Sentiamo ora l'assessore De Falco. Dunque, oggi discutiamo di una delibera che la Giunta Comunale ha approvato a dicembre. L'argomento ancora ad aprile in ogni caso diventa sempre più attuale, che riguarda provvedimenti legislativi che sono attualmente in discussione sia in termini di proposte al Parlamento che al Consiglio regionale, che darebbero spazio a nuovi condoni sul territorio. La nostra è una dichiarazione di dissenso rispetto a questa logica di riapertura di nuovi termini e intende con questa dichiarazione anche riaffermare il primato della pianificazione urbanistica, perché nel rispetto delle regole e nel rispetto dei vincoli è possibile ed è consentita la trasformazione del territorio così come prevede il piano regolatore. Condono edilizio è un tema che fa discutere. Sentiamo in merito l'opinione di Andrea Santoro, capogruppo al Comune di Napoli di Futuro e Libertà. Ma innanzitutto la cosa che deve essere finalmente portata a termine è il completamento delle procedure relative ai condoni degli anni precedenti. Noi abbiamo ancora tantissime istanze di condono relative al 1984, al 1994, che ancora non sono state portate a compimento per l'esistenza di vincoli che in molti casi sono sopraggiunti successivamente. È necessario che il Comune, ma soprattutto la soprintendenza, riescano a trovare una modalità per poter istruire queste pratiche e per poter dare una risposta certa ai cittadini se il condono può essere rilasciato o meno. Ovviamente stiamo parlando di edifici realizzati in molti casi anche negli anni 60, negli anni 70, quindi edifici che sono perfettamente integrati nel tessuto urbano della città, quindi è inimmaginabile oggi chiedere l'abbattimento di alcune situazioni che fanno parte ormai della struttura edilizia della città di Napoli. È necessario però mettere un punto fermo a queste istanze di condono, solo così noi potremo avere un reale controllo di quello che è il territorio per contrastare in maniera decisa l'abusivismo edilizio che purtroppo continua ad essere presente anche all'interno della nostra città. Tuttavia sbaglia chi vuole affrontare in maniera ideologica questa questione. I condoni sono comunque delle leggi dello Stato, delle leggi regionali negli ultimi anni, il Comune ha il dovere di applicarle. Dove si può rilasciare una licenza in sanatoria, la va rilasciata. Spostare su temi ideologici o addirittura filosofici, come ha voluto fare qualcuno, la questione secondo me è sbagliato, anche perché stiamo parlando di un problema serio sentito come quello della casa. Sappiamo bene quanto sono state fallimentari le politiche per la casa negli anni addietro, quindi non possiamo affrontare in maniera ideologica questa questione. Dobbiamo sicuramente contrastare l'abusivismo edilizio, dobbiamo cercare di mettere un punto fermo dal punto di vista amministrativo rispetto a quegli abusi che sono stati realizzati decine, 20 e 30 anni fa e che oggi necessita in qualche modo di una definizione. Non è possibile tenere in sospeso queste questioni. Mi auguro che questa amministrazione comunale riesca a convincere la soprintendenza ad avviare le procedure più veloci per la definizione, soprattutto nelle zone vincolate. In quel modo poi ci potremo dedicare tutti quanti al contrasto all'abusivismo edilizio per difendere il territorio, per evitare che da qui a 10 anni ci ritroviamo nella stessa situazione con altri nuovi abusi. E ancora in tema di condono edilizio, una materia molto contrastata, sentiamo l'opinione ora di Mimmo Palmieri, consigliere comunale di Liberi per il Sud. Beh, voglio precisare che insomma quella che discutiamo oggi è una delibera proposta dall'assessore De Falco, che non è che parla di condono in maniera generica, insomma, ma in qualche modo afferma un concetto, una visione, un'impostazione molto ideologica secondo me di quello che è la possibilità di riprendere la riapertura dei termini di quel condono del 2003, quando solo in Campania si è consumata una vicenda che in qualche modo ha discriminato alcune persone.
dibattito che è in corso, che era in corso, che in regione più volte è stato affrontato, era quello di prendere in esame tutte quelle istanze che allora furono bloccate per effetto di quel decreto di Bassolino e che in qualche modo potrebbero, senza vincoli e pregiudizi legati ad abusi estesi, essere rivisitate e in qualche modo essere sanate. Questa delibera preclude qualsiasi possibilità del genere. E ancora sul tema condoni, sentiamo ora l'opinione del capogruppo d'Italia dei Valori, Francesco Moxedano, una materia che fa sempre discutere comunque. Il condono? Ma stamattina abbiamo questa delibera per discutere in un'eventuale legge regionale che noi non condividiamo, che l'assessore all'urbanistica della regione vuole discutere, mettere in campo in riferimento al condono edilizio. Stamattina vogliamo dare un indirizzo per salvaguardare e far diventare il territorio bene comune. E ancora sul tema condono sentiamo ora Elena Coccia, consigliere comunale di Napoli della Federazione della Sinistra, nonché vicepresidente del Consiglio Comunale, una materia che comunque divide. Sì, fa discutere sicuramente, perché l'altra volta noi abbiamo condiviso quando la Regione Campania non ha voluto applicare il condono in Campania, poi il TAR e il Consiglio di Stato ci hanno dato torto, ma io rimango della mia idea che non è possibile né fare cassa né pensare che lo sviluppo di una città possa procedere a botte di condono, assolutamente. Soprattutto sono contraria al fatto che vi sia una trasformazione d'uso, cosa che invece sta avvenendo, sia nel centro storico, per esempio sale di cinema, pensiamo all'Adriano, al cinema Adriano che diventa un supermercato, pensiamo anche in passato a Roxy, al Fiorentini che diventano sale B. Questo è assolutamente inammissibile in un centro storico appunto definito patrimonio dell'umanità, ma non solo per i suoi monumenti, per i suoi palazzi, per le sue chiese, per i suoi musei, ma anche per la qualità dei suoi abitanti e per il contesto sociale del quale fa parte. Questa è la questione. Allora il condono è come una spugna che passa su tutto, consente tutto, abitua le persone a pensare che poi ve ne sarà un altro, e quindi mai a mettersi in regola e a rispettare le regole. Sono profondamente contraria. Voltiamo pagina, il futuro del mercato caramanico. Abbiamo sentito in merito David Lebro, capogruppo comunale dell'UDC, nonché coordinatore cittadino del Terzo Polo. Vediamo cosa ci ha detto. Sì, noi ci siamo sempre battuti per la riqualificazione dell'area orientale. Riqualificazione che si sta avendo con il grande progetto di Agora 6 che fra poco decollerà e anche con tutti gli altri PUA e project financing che ci saranno su quell'area. Chiaramente per quanto ci riguarda l'aspetto sociale di questa riqualificazione è secondo noi l'aspetto più importante, ovvero riqualificazione vuol dire sviluppo e sviluppo chiaramente deve tenere sempre presente l'aspetto occupazionale. In questo momento ci sta un grande disagio da parte dei mercatali del mercato caramanico, preoccupati di una possibile delocalizzazione e quindi di un possibile destino disastroso. E mi preme dire che questa amministrazione ha il dovere di fare chiarezza sul futuro di questo mercato, ovvero sì alle riqualificazioni, ma certamente senza passare per la fame di una serie di operatori legali che hanno licenze regolari e che in questi anni hanno anche, voglio dire, probabilmente colmato un problema di tipo sociale, nel senso che molte famiglie napoletane che non vanno alla ricerca di griffe, ma che hanno probabilmente le tasche in questo momento non molto piene, vanno in quel mercato per poter acquistare sia calzature che abbigliamento in genere. Quindi ci sono vari aspetti importanti di questa problematica e l'amministrazione ha il dovere di fare chiarezza e garantire a questi operatori un futuro dignitoso.